Io mi riconosco in quel video. Sono certo al 1000 per 1000. Mi riconosco, sono sicuro che sono io. Andavo al bar. Queste parole sono state pronunciate da Emanuele Neri, uno dei vicini di casa di Pierina Paganelli, la pensionata assassinata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nei garage del suo condominio a Rimini. Neri afferma di essere l'uomo immortalato in un video che mostra, alle 22:17 di quella sera, una sagoma che passa brevemente sotto la telecamera di sorveglianza della farmacia di Via del Ciclamino, la strada tristemente nota per il delitto dell'ex infermiera 78enne. Secondo gli inquirenti, però, la sagoma ripresa nel video sarebbe quella di Luis da Silva, un senegalese di 35 anni, già arrestato per l'omicidio. Per l'accusa, l'immagine sarebbe la prova principale contro di lui. Si tratterebbe di da Silva che si allontana dal luogo del delitto dopo aver ucciso Pierina. Inizialmente, il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali di Luis proprio a causa di queste immagini. Ma è davvero da Silva l'uomo nel video? O potrebbe essere Emanuele Neri, come sostiene lui? La domanda ora aleggia sull'indagine, poiché la prova principale contro il senegalese comincia a vacillare. C'è un elemento che merita attenzione. Inizialmente, Neri aveva parlato del video in televisione, ma non aveva confermato la sua versione agli inquirenti. Perché? In un'indagine su un omicidio, le dichiarazioni fatte durante gli interrogatori ufficiali hanno un peso molto maggiore rispetto a quelle rilasciate in un'intervista televisiva. Le parole che contano, in questo caso, sono quelle dette davanti agli investigatori. Recentemente Neri è stato nuovamente interrogato per 3 ore, e questa volta potrebbe aver confermato la sua versione anche di fronte agli inquirenti. Per chiarire definitivamente la questione, la procura ha richiesto un incidente probatorio sul video. Da Silva e Neri saranno ripresi dalla stessa telecamera, la Cam 3 della farmacia di Via del Ciclamino, nelle stesse condizioni di luce, per confrontare le immagini registrate alle 22:17 del 3 ottobre 2023 con quelle registrate nei giorni precedenti al delitto. In questo modo si potrà stabilire se la sagoma filmata dopo l'omicidio corrisponde a Neri o a da Silva. Gli esperti nominati dalla procura hanno già analizzato i video precedenti al delitto, confrontando la postura e la corporatura di Neri con quella dell'ombra misteriosa ripresa dalla telecamera. Durante l'ultimo interrogatorio, lo stesso Neri ha riconosciuto alcuni dei filmati in cui appare, confermando che potrebbe essere lui a transitare davanti alla farmacia. L'incidente probatorio riveste quindi un'importanza fondamentale, poiché potrebbe dissipare ogni dubbio. Se dovesse emergere che la sagoma nel video è effettivamente quella di Neri, la principale prova contro Luis da Silva perderebbe di consistenza, aprendo nuovi scenari investigativi. Non è un caso che i legali del senegalese si siano concentrati fin dall'inizio proprio sulla questione del video. Se questa prova crollasse, l'intero impianto accusatorio potrebbe vacillare. Al momento, infatti, non ci sono altri indizi concreti contro da Silva. Le indagini si basano principalmente su sospetti, ma non sono emerse prove schiaccianti né tracce riconducibili direttamente a lui. Il genetista Emiliano Giardina sta ancora analizzando le tracce biologiche sequestrate nei garage e sul materiale trovato sulla scena del crimine, ma ha richiesto più tempo per completare il suo lavoro. Dai primi risultati, sembra che non sia stato trovato il DNA di da Silva sulla scena del delitto. Invece, sono state isolate tracce biologiche appartenenti a 2 uomini non ancora identificati. Queste tracce sono state rinvenute sul muretto del garage, vicino al punto in cui Pierina è stata aggredita, e sulla gonna della vittima. Le indagini continuano senza sosta, ma il caso di Rimini si trova ora a un bivio cruciale. La verità potrebbe essere vicina, ma molto dipenderà dalle prossime fasi dell'inchiesta.